Mi ricordo i racconti di mio padre. Le tante giornate fuori casa. Con la sfida dell'innovazione. Della ricerca quotidiana. 3.974 delitti perseguiti, 1.493 scoperti, 170 arresti, 2.428 chili di droga sequestrati, 2.026 denunce a piede libero, 90.641 persone identificate, 68.941 veicoli controllati. Sono solo alcuni dati che testimoniano l'impegno costante dell'Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale in occasione dei 206 anni a servizio dell'Italia. Quest'anno l'Arma dei Carabinieri festeggia il suo anniversario in forma strettamente privata a causa dell'emergenza sanitaria e dunque per evitare assembramenti. E anche presso il Comando Provinciale di Benevento, alla presenza del prefetto Francesco Antonio Cappetta, ricevuto dal colonnello Germano Passafiume, è stata deposta una corona d'alloro in onore del caduto medaglia d'oro al valor militare alla memoria del carabiniere Stefano Di Bonaventura, a cui è intitolata la caserma del comando provinciale. Un anniversario la cui chiosa è tutta racchiusa nelle parole volano di futuro, impegno, servizio, sacrificio, responsabilità e fedeltà, a firma del generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, affidati alle colonne del Messaggero, la cui sintesi suona così. All'emergenza seguirà la ricostruzione, come è avvenuto dopo ogni altro dramma. Ci avrete accanto per tutta la salita. Da 206 anni siamo tra la gente. In ogni scenario. Con ogni mezzo. Per ogni nuova sfida. In qualsiasi condizione. Ma sempre con gli stessi occhi del bambino, che voleva giocare irriverente con quelle maestose uniformi. Perché già da allora rincorreva il sogno di servire l'Italia.